Inaugurata a Palazzo Rasponi la mostra Datami Fu, Soave Medicina, Covid-19, Ravenna, l'ospedale, la città, le persone nei giorni dell'emergenza. Le immagini del fotografo ravennate Giampiero Corelli che riportano la città nei giorni più difficili della pandemia da coronavirus, i giorni della fase 1, quando le persone erano chiuse in casa, le strade deserte e avere una mascherina per poter uscire era la cosa più importante. E proprio su quest'ultimo punto è nato il progetto della stilista Cristina Rocca, Siamo tutti italiani, mascherine tricolore, raccontato sempre attraverso gli scatti di Corelli. Le mascherine sono state realizzate a seguito del decreto Cura Italia che ci permetteva di poter sopperire in quei momenti alla grandissima mancanza che c'era a tutti i livelli. E anche con difficoltà così nell'interpretazione abbiamo subito iniziato la produzione, supportati anche dalle nostre associazioni che ci hanno proprio condotto a poter rapidamente cominciare e poter dare un aiuto. E dopodiché la mascherina tricolore, come dicevo prima, era proprio dare anche una speranza così a noi italiani che ci vedevamo così untori, così legati a questo virus, come se fosse qualcosa che in Europa riguardasse solo noi. Sindaco, che effetto le fa rivedere Ravenna con le vie vuote come fu in quei mesi? È un effetto veramente molto toccante, peraltro ripeto, l'arte, in questo caso la fotografia, ha quella capacità di farci rivivere le stesse emozioni che abbiamo vissuto allora, quell'ansia e quella, diciamo, quel sentirsi persi in quelle piazze vuote quando le attraversavo tutti i giorni per andare in ufficio, uno dei pochi, diciamo, che si doveva recare in centro, in piazza, in ufficio. Sono, diciamo, avvenuti pochissimo tempo fa, sembrano così distanti, ma la potenza della fotografia ti riporta in quel momento, ti fa rivivere quella sensazione così alienante che c'era allora. Direttore, c'è una foto di sopra che la ritrae durante una riunione con il personale che lavora in ospedale. Cosa ricorda di quei giorni? Le emozioni che mi rifanno ricordare quella foto sono veramente tantissime. Ricordo, prima siamo andati a fare un giro nella mostra con il primario dell'urologia, il dottor Salvatore Voce, e ridevamo di quello che era successo all'interno della riunione e il fatto che comunque a circa metà abbiamo cominciato a litigare. Erano momenti estremamente tesi, pesanti, in cui gli animi, la stanchezza, era tutto veramente al limite. Ciò nonostante, la nostra comunità professionale ha fatto quadrato, ha lavorato in maniera assolutamente costante e indefessa, e nel momento in cui qualcuno di noi era stanco e si sentiva demotivato e non aveva più energie da poter dedicare a questa, alla risposta all'emergenza, c'erano tutti gli altri professionisti che appunto lo sorreggevano e cercavano di aiutarlo. Negli scatti che sono contenuti qui in Palazzo Rasponi si vede Ravenna deserta, le attività chiuse. Cosa vuol dire per Confartigianato partecipare a questa mostra e sostenerla? Ah, questa mostra qui l'abbiamo voluto partecipare perché, tra l'altro, oltre a Corelli anche la Cristina Rocca è una nostra associata, e quindi per noi questo ha un valore doppio, perché testimoniare quello che è stato in quei momenti tragici anche sotto l'aspetto economico, e la rappresentanza e rappresentare quello che è successo vuol dire due cose: prima quello proprio di far capire quello che è stato il problema che tutti noi abbiamo cercato in quel momento di superare, e nel suo tempo ridare slancio e virtù a quelle attività che oggi speriamo possano trovare da questo passaggio anche elementi nuovi per poter affrontare meglio il futuro. Che sensazioni le rimangono di quel periodo, visto che si cerca di evitare di tornare a quella situazione? Beh, la cosa più forte che mi rimane è un grande orgoglio per la mia comunità, perché non era facile, non era scontato seguire e rispettare le regole di quel momento come lo hanno fatto i ravennati, e non dobbiamo darlo per scontato che ci sia da parte di una comunità il senso di responsabilità, il senso di coesione, lo spirito di sacrificio che abbiamo visto nei ravennati in quei giorni così difficili. Beh, mi rimane intanto l'entusiasmo e la felicità delle persone che quando vedevano questo gesto erano veramente contente, non oltre per l'utilità della mascherina in quel momento, ma anche perché vedevano comunque noi artigiani che in qualche modo
cercavamo di rimetterci al lavoro per aiutare la nostra comunità. Sono oggi i giorni in cui si susseguono gli appelli alla responsabilità per evitare di tornare in una situazione come quella. Tornare in una situazione come quella cosa vorrebbe dire per il sistema sanitario? Non possiamo permetterci di ritornare alla fase 1, a quello che è capitato a partire da fine marzo, da fine febbraio fino a maggio. Non ce lo possiamo proprio permettere, al di là degli impatti, delle implicazioni economiche a livello sociale di cui io non ho conoscenza diretta, posso dire che dal punto di vista sanitario non è possibile, non è materialmente possibile in questa situazione e con queste risorse. Quando abbiamo ripreso a fine maggio l'attività normale, abbiamo dovuto recuperare interventi chirurgici e attività ambulatoriale che era stata sospesa nei 3 mesi della fase 1. Questo ha coinvolto tutti i professionisti, medici e infermieri in uno sforzo titanico dopo la stanchezza dei primi 3 mesi e con tutte le difficoltà di caso siamo riusciti a recuperare, stiamo terminando il recupero di tutta l'attività, appunto, che le dicevo, chirurgica e ambulatoriale. Se dovesse capitare di nuovo un picco, e speriamo che non abbia l'ampiezza della fase 1, dovremo ragionare, stiamo ragionando in un sistema misto in cui comunque le strutture cercheranno per quanto è possibile di garantire sia la risposta ai pazienti positivi al Covid che l'attività istituzionale Covid-free.